Benvenuti con la nostra informazione. Terrore sulla provinciale tra Portocannone e Campomarino. Un'auto si ribalta e sfonda il muretto e i pali con i cavi telefonici. Un 61enne in ospedale, dettagli nel servizio di Elisabetta Fernandez. Stava percorrendo la strada provinciale che da Portocannone porta a Campomarino a bordo della sua Alfa 166, probabilmente un malore alla base della disavventura, in un attimo uno spettacolare incidente stradale. Alla guida dell'auto c'era infatti un uomo di 61 anni di San Martino in Pensilis che nel giro di pochi attimi avrebbe perso il controllo del mezzo, sarebbe uscito fuori strada all'altezza dell'uscita di Portocannone e dopo circa 40 metri l'auto impazzita ha colpito in pieno una centralina della telefonia. A quanto pare stava andando in ospedale per dei controlli. La corsa infinita sarebbe quindi terminata proprio lì, a ridosso di un muretto di un'abitazione nei pressi di un'azienda agricola, dove all'interno c'era una signora che, sentendo il forte boato, si sarebbe spaventata. Sul posto è arrivata la polizia municipale di Campomarino, i vigili del fuoco di Termoli ed anche la Misericordia 118 per accertarsi delle condizioni dell'uomo. Sembrerebbe che il 61enne, per fortuna, non sia grave, ma è stato trasportato al San Timoteo di Termoli per ulteriori accertamenti. Sul tratto di strada, invece, è stata rallentata la circolazione per via dei numerosi cavi telefonici che si sono rovesciati sull'asfalto. Disavventura per un 59enne di Larino che ieri pomeriggio, mentre si dilettava in canoa lungo il fiume Biferno, ha vissuto davvero una brutta esperienza. Il mezzo che lo trasportava si è ribaltato improvvisamente. L'uomo non è riuscito a trattenere la canoa e a riprendere la corsa e allora ha raggiunto la riva più vicina a nuoto. Ma la sua disavventura non è finita lì perché per trovare qualcuno che gli prestasse aiuto ha dovuto camminare a lungo tra le campagne di Guglionesi. Era zuppo d'acqua quando lo hanno incontrato due vigili urbani del centro basso molisano. È stato trasportato in ospedale per tutti i controlli del caso. Per fortuna sta bene. Esiste uno studio dettagliato della Confartigianato che pone in luce le spese in eccesso delle amministrazioni regionali. In Italia ci sarebbero oltre 24.000 dipendenti inutili. La Regione Molise, prima in questa triste classifica, dovrebbe mandarne a casa 680 su 902. Vediamo. In tutta Italia ci sarebbero 24.396 dipendenti di troppo all'interno delle strutture delle regioni. Si tratta di 2 miliardi e 468 milioni di euro, una cifra mastodontica se si considera, come diceva il celebre Totò, con il suo io, e io pago, che sono soldi che escono dalle tasche dei cittadini. Questa cifra viene fuori da uno studio della Confartigianato fatto sui dati dell'Istat del 2010. Lo studio ritiene che questi oltre 24.000 dipendenti non siano necessari all'interno delle strutture delle regioni italiane. La Regione Molise, per esempio, per poter risultare virtuosa, secondo la dettagliata analisi della Confartigianato, dovrebbe mandare a casa 2/3 del personale. Su 902 dipendenti attualmente in servizio in Molise, potrebbe benissimo fare a meno di 680. E l'analisi di Confartigianato non risparmia in tutto, questo neppure un numero di dirigenti. In Molise c'è un dirigente ogni 10,7 impiegati e il costo per i cittadini risulta sempre più imbarazzante. Nella nostra regione si registra il dato più negativo per le tasche dei contribuenti. Ossia, per pagare il personale regionale a carico di ogni cittadino c'è una spesa di 178 euro annui contro una media nazionale di 45 euro. Secondo lo studio di Confartigianato, ancora una volta, il Molise porta lo scettro della negatività in ambito nazionale con il 75,4% di dipendenti di troppo. Potrebbe arrivare tra pochi giorni licenziamento per i 66 dipendenti della SMI. La ditta di Mafalda è chiusa ormai da 2 anni, la causa è la scadenza della cassa integrazione. A tal proposito è stato indetto un incontro all'assessorato regionale al lavoro della Regione Molise per discutere della procedura di mobilità. Sono passati 10 anni dal terremoto del 2002. A distanza di tempo esistono sempre iniziative per suggellare il ricordo. Anche gli studenti molisani hanno partecipato al concorso dedicato al piccolo Luigi Petacciato, morto sotto la scuola di San Giuliano di Puglia. Sentiamo il nostro direttore Andrea Nasillo. Sono passati 10 anni dal terremoto del 2002. La memoria ravviva ogni anno quel dramma. Sotto la scuola Iovine di San Giuliano di Puglia morirono 27 bambini e una maestra. Due donne invece persero la vita sotto le macerie delle proprie abitazioni. A distanza di anni esistono iniziative che suggellano il ricordo. Anche gli alunni del Molise partecipano alle 3 sezioni del concorso nazionale che vede una delle 3 dedicata alla sicurezza delle scuole, in memoria e ricordo del piccolo Luigi Petacciato, proprio uno di quegli angeli che il 31 ottobre del 2002 perse la vita sotto le macerie dell'edificio scolastico di San Giuliano di Puglia. Il concorso è stato voluto dalla madre del piccolo, Nunziatina Porrazzo, quella madre coraggio di San Giuliano che il giorno dei funerali fece l'accorato appello alle istituzioni. La manifestazione odierna è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, che ha insignito l'evento, dal tema La scuola per la pace e per i diritti umani, della speciale medaglia presidenziale.
L'iniziativa coinvolge le scuole elementari, medie e superiori di quasi tutte le regioni italiane, che hanno dato vita a progetti ed opere di grande spessore culturale ed artistico, legate ai temi della solidarietà, della convivenza civile e democratica, della pace, della fratellanza e dei diritti umani. Il Partito dei Comunisti Italiani tornerà in piazza tra la gente per la raccolta firma contro l'articolo 8 a favore dell'articolo 18. Venerdì e sabato dalle 15 in poi saranno in piazza Vittorio Veneto a Nova Criternia, a Termoli invece tutti i pomeriggi alla Galleria Solare Gallery di via Marconi. Inizierà domani alle ore 20:45 nel laboratorio per la nuova evangelizzazione della parrocchia Gesù Crocifisso di Termoli la nuova edizione del caffè teologico che porrà il tema L'uomo deriva dalla scimmia. L'iniziativa affronta temi scottanti della fede. Relatore di questo primo incontro sarà il dottor Umberto Fasol. E con questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che per qualsiasi segnalazione potete contattarci all'email redazione@termoli.tv. Grazie della vostra cortese attenzione. Arrivederci.